Saluto anche il Veneto che ho visto. In onda, direi. Preso. Adesso magari aspettiamo un momento, diamo il tempo, un paio di minuti che così si collegano un po' di utenti dalla pagina e poi si comincia. Eccoci. Sì, ci siamo. Perfetto. Un minuto cominciamo, va bene? No, dai, si sono già collegati in un bel po' di utenti, io direi che iniziamo, non perdiamo tempo perché abbiamo tante cose di cui parlare. Allora, intanto saluto naturalmente tutti gli ospiti e tutte le persone che si sono collegate in diretta sulla nostra pagina Facebook. Faccio una rapida presentazione delle persone che sono qua, anche se poi diranno due parole loro. Cioè, abbiamo con noi Francesca Barzagli, che è allevatrice presidente di Difesa Attiva, Chiara Crotti, Associazione Eliante Progetto Pastur, Marco Galaverni, naturalista responsabile specie habitat del WWF, Valeria Salvatori dell'Istituto di Ecologia Applicata, Alberto Stern, tecnico cinofilo ed allevatore, e Luisa Vielmi, tecnico di difesa attiva. Con noi c'è anche Mauro Belardi, di lui vi ricorderete tutti molto bene perché avrà l'infausto ruolo di moderatore, quindi bacchetterà tutti se si sfora con i tempi. Io sono molto contento di essere qua oggi e di avere organizzato insieme a Difesa Attiva e a Eliante Progetto Pastur questa tavola rotonda, che è un primo passo necessario che serve per trovare delle soluzioni e confrontarci su una tematica che è secondo noi fondamentale per la coesistenza tra zootecnia e grandi predatori. Quindi noi, Difesa Attiva ed Eliante, pur mantenendo le nostre identità, abbiamo da tempo, in realtà, deciso di unire le forze proprio perché abbiamo questo forte obiettivo comune e siamo determinati a concretizzare e ottenere dei risultati che riteniamo imprescindibili in questo momento.
Abbassate, chiudete i microfoni perché sennò entrate e poi c'è un po' di disturbo in sottofondo. Io sarò velocissimo, non voglio togliere molto tempo, volevo soltanto dire due cose molto rapidamente, e cioè che per quanto riguarda l'esperienza che noi abbiamo maturato come associazione, come Io non ho paura del lupo, che ha tra i suoi soci fondatori e soci diversi allevatori, oltre ai tanti allevatori che noi abbiamo incontrato in giro, avrete visto qualche intervista che abbiamo fatto. Quello che emerge da parte di questi allevatori è l'essere riusciti in qualche modo attraverso l'utilizzo dei cani da protezione a minimizzare o in molti casi addirittura ad azzerare gli attacchi, le predazioni, le perdite, e quindi sono tutti molto soddisfatti e molto contenti dei propri cani, però da un altro punto di vista gli si sono aperti molti altri problemi, principalmente legati dai escursionisti, fruitori del territorio, quando queste persone si trovano ad incontrare i cani. E anche alcuni amministratori, cercando di trovare delle soluzioni, in alcuni casi hanno fatto delle ordinanze che sono poi in realtà andate a totale svantaggio, diciamo, degli allevatori. Magari in alcuni casi è stato detto chiudete i cani, ma chiaramente un cane chiuso non può più svolgere il suo ruolo. Noi quindi qua oggi siamo per discutere e ragionare, confrontarci su una bozza di legge che non è una cosa nuova, è un lavoro che è stato fatto già da tempo da Luisa Vielmi, che è il tecnico di difesa attiva, e che era anche già stata presentata in Senato, ma che evidentemente non ha interessato abbastanza ed è rimasta lì chiusa in un cassetto. Quindi, siccome noi siamo convinti che oggi sia più che mai necessaria e urgente avere una legge che inquadri e regolamenti l'utilizzo dei cani di protezione proprio per la tutela e il benessere di tutti, cani, allevatori, escursionisti, oggi siamo qua per parlarne insieme, confrontarci e trovare delle soluzioni. Naturalmente, noi, e con noi intendo Io non ho paura del lupo, difesa attiva e degli ante, insieme siamo determinati a fare in modo che questa cosa vada in porto, perché la riteniamo davvero necessaria. Quindi passo la parola al nostro super moderatore e a tutti gli altri. Bene, grazie, grazie Daniele. Allora, io buongiorno a tutti presenti in chat. Io sono Mauro Belardi. Buongiorno a tutti quelli che sono in chat e sulla diretta Facebook. Io farò il moderatore di questo webinar. Nella prima parte dovrò solo tenere i tempi degli interventi di ciascuno, che sono strettissimi, come i relatori sanno, quindi sarò un po' antipatico, scusatemi, di solito sono più simpatico. Nella seconda parte invece proverò con l'aiuto di tutti a mettere in relazione le domande che arriveranno da voi con il relatore che potrà rispondere. Le domande saranno fatte da chi partecipa su Zoom al webinar utilizzando la funzione chat e poi eventualmente vi daremo la parola direttamente. Interventi brevi anche per le domande, grazie. E chi invece partecipa all'evento su Facebook potrà porre le domande sulla pagina Facebook direttamente. Noi cercheremo di rispondere a più domande possibili, magari non riusciremo a rispondere a tutti, ma ci impegniamo a cercare comunque di rispondere a ogni domanda, magari lo faremo dopo, alla fine del webinar, che complessivamente non vorremmo durasse più di 2 ore complessive. Bene, mano a mano che presento i relatori vi dico due cose su di loro, sono sei oltre a Daniele che già avete conosciuto. Il primo è Alberto Stern, veterinario, allevatore di pecore, bio, esperto di cani da guardiania, allevatore di cani da guardiania, vive e lavora in Svizzera, in Mesolcina, e quindi grazie Alberto per il tuo contributo. Hai 7 minuti, sii
siccome sei svizzero, sei culturalmente costretto ad essere preciso coi tempi. Mi raccomando, Alberto. Ok, allora buongiorno a tutti. La situazione in Svizzera è regolata in questo modo. La detenzione e l'utilizzo dei cani da guardiania è regolamentata in cosiddetto in un documento molto grande che si può trovare su internet, è pubblico, è l'aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame. Questo documento si ancora a degli articoli di legge, legge sulla protezione animali e ordinanza sulla protezione animali, legge sulla caccia, ordinanza sulla caccia, che definiscono in alcuni articoli o paragrafi il cane da guardiania e ne determinano alcune eccezioni rispetto a tutti gli altri cani da compagnia o addirittura rispetto agli altri cani detti da utilità, che sono anche cani da caccia, conduzione al bestiame, valanghe e altri. Quindi in questo documento sono regolate tantissime cose, dall'allevamento dei cani, la formazione dei cani, l'affidamento dei cani a nuove aziende agricole. E praticamente si è creato un sistema che vuole creare qualità nei cani e vuole creare qualità e formazione nei detentori, quindi negli agricoltori, nel settore agricolo che poi detiene e impiega questi cani. La Confederazione ha sviluppato queste regole, considerando per il momento quali razze o tipologia di cane riconosciute, il pastore abruzzese e il cane da montagna dei Pirenei. Una regione svizzera, il cantone di Grigioni, dove io abito e lavoro, e dove c'è la maggior densità di i lupi, di branchi e la crescita è esponenziale, si è sentita la necessità di creare un sistema che definirei parallelo, in quanto le basi legali restano le stesse, la maggior parte dei requisiti legati ai cani e alle aziende agricole sono gli stessi, l'unica differenza, scusatemi, è che vengono prese in considerazione non solo le due razze cosiddette ufficiali della Confederazione, ma vengono accettati anche cani definiti di razze idonee alla protezione delle greggi, provenienti da ambito pastorale e che soddisfano i requisiti posti. Questa è una prima differenza. La seconda grande differenza rispetto al programma nazionale è quello che l'agricoltore o gli agricoltori possono avere una maggior, che lo vogliono, responsabilità o libertà di scelta nel cane o rispettivamente nel cucciolo che scelgono. Nel sistema ufficiale federale tutto viene deciso, gli agricoltori non hanno veramente la possibilità di scegliere il cane che ricevono, ma viene deciso da dei tecnici o comunque dalle persone che cercano di valutare la cosa, il che ha anche dei fattori positivi. Per alcuni agricoltori rappresenta un attimino un'ingerenza nella capacità o nella possibilità di gestire la propria azienda agricola, che poi spesso sappiamo, l'azienda agricola, l'agricoltura e la vita si fondono. Non è come andare a lavorare in ufficio. In agricoltura non c'è inizio, non c'è fine, si lavora e vive nell'azienda agricola. Quindi c'è questo aspetto. Per il resto, un altro fattore forse differente è nel programma nazionale viene richiesta la partecipazione a una deve venire fatta una perizia
per la sicurezza o per la riduzione dei conflitti da parte di un organo prestabilito. Il cantone dei Grigioni lascia la libertà, ovvero è comunque richiesto che ogni azienda agricola deve avere una formazione per detenere i cani da guardiania, deve ricevere una consulenza o comunque una perizia da parte di tecnici agricoli sulla decisione prendiamo i cani o ci proteggiamo con altre misure, recinzioni o altro, e in seguito se il cane diventa un'opzione entrano in gioco dei tecnici proprio da cane da guardiania. Tutto questo volto a migliorare la detenzione e l'utilizzo, ma anche a prevenire i famosi, le famose, diciamo, attriti o disguidi che si creano con gli altri fruitori, quindi creare una situazione controllata e conosciuta per ridurre al minimo i conflitti. Questo abbiamo fatto sia per le aziende in pianura che le aziende d'alpeggio. C'è poi tutta una parte di diciamo, informazione al pubblico con delle tavole, con delle cartine interattive su internet che danno la possibilità ai fruitori della montagna o comunque degli spazi di sapere dove e quando vengono impiegati cani da guardiania a protezione del bestiame. Tutto questo è l'idea di creare una, diciamo, una filiera professionale gestita possibilmente dal basso, ovvero dagli agricoltori, con un concetto di qualità. Si parte dall'allevamento dei cani, qualità, appunto ci sono delle prove che devono superare, degli esami, la salute e su fino alle condizioni di utilizzo, di impiego e di segnalazione della presenza per far sì che il tutto si svolga il più possibile senza intoppi. Sono già, ho messo il cronometro, sono riuscito di più, potrei parlare delle ore io, quindi è meglio se mi... Ne siamo certi, ma sei stato... Qua, forse, sei stato svizzero, perfetto. Se no se ricomincio poi non mi fermo più. Grazie Alberto. Però appunto... Alberto, sì. Tu puoi restare per un quarto d'ora? Al momento sì, oppure ho anche pensato se mi dite a che ora eventualmente ci sono le domande, perché oggi sono da solo qua in clinica e magari devo fare alcune... Ok, potresti tornare tra una mezz'oretta o però 40 adesso minuti. Se necessario posso restare, in questo momento... Penso... Allora facciamo così, adesso Alberto deve assentarsi un... Se ci sono alcune domande per lui le potete fare via chat sulla pagina, altrimenti appena potrà lui tornerà con noi e le potremo fare alla fine insieme agli altri. Quindi adesso resto. Perfetto, perfetto. Intanto se le volete scrivere daremo la possibilità a lui nel caso di rispondere subito. Grazie, molto 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 interessante. Francesca Barzagli, allevatrice in Maremma, presidente di Difesa Attiva, con una lunga esperienza con i cani da protezione. Ormai sei anche una star televisiva, è vero? Dai, dici la tua esperienza, ti ascoltiamo, grazie. Grazie Mauro, buonasera a tutti innanzitutto. Grazie per aver accolto il nostro invito, è molto importante questa giornata per noi. Mi presento brevemente. Appunto, sono Francesca Barzagli, come diceva Mauro, presidente di Difesa Attiva, sono allevatrice in provincia di Grosseto, quindi in Maremma. Rappresento un'associazione di allevatori, al cui interno abbiamo un tecnico, Luisa Vielmi, anche diciamo un aiuto tecnico che adesso lavora con noi in zona, che è Francesca De Cristo. Perché siamo giunti a questo incontro? Lo ha accennato bene Daniele, ma vorrei soffermarmi su questo punto. Vi do dei numeri. All'interno dell'Associazione di Difesa Attiva ci sono circa 150 cani da protezione del bestiame.
Come media, le nostre aziende zootecniche, principalmente aziende ovine dal latte, ma abbiamo anche da carne, hanno in media 350-400 capi, con 4 cani da protezione del bestiame per azienda. Rappresentiamo in media l'immagine di quella che è, diciamo, la Maremma, più o meno. Quindi potete pensare al numero di cani che possono essere presenti nelle nostre aziende. Questo per dirvi cosa? Per dirvi semplicemente che gli allevatori hanno già iniziato ovviamente ad utilizzare sistemi di prevenzione, grazie anche ai progetti che si sono fatti nel nostro territorio, tra cui MedWolf. E hanno iniziato attraverso i ricoveri notturni e proprio i cani da protezione del bestiame, alcuni facendolo in maniera anche inconsapevole di quello a cui andavano incontro, ma era l'unico modo per sopravvivere, per andare avanti con l'azienda e per mettere in protezione quelle che proprio è il gregge. Quindi adesso noi, come dati di difesa attiva, che vorremmo fossero, ecco perché la legge, perché vorremmo dei dati da analizzare a livello nazionale. Cioè, noi abbiamo dei dati che ci dicono che l'80% delle aziende di difesa attiva hanno risolto il problema. Alcuni hanno ancora dei danni, ma hanno diminuito il numero di attacchi, ma soprattutto il numero di capi predati per attacco. Sono tutti dati che per noi sono fondamentali e vorremmo, ecco, che fossero ampliati a livello proprio di nazionale, per primo regionale, ma naturalmente vorremmo andare oltre. Quello che chiediamo naturalmente è capire a livello, diciamo, quello che proprio può essere interessante per gli allevatori e per cercare di portare avanti il nostro lavoro in maniera serena, nel rispetto altrui. Noi dobbiamo sapere che soprattutto nel nostro territorio parliamo di pascolo estensivo, addirittura abbiamo una DOP che prevede il pascolo estensivo. Quindi è fondamentale capire e entrare nel meccanismo che adesso in questo momento ci sta circondando. Noi abbiamo i cani da guardiania, ci sono utili, ma naturalmente dobbiamo essere anche tutelati. Non possiamo essere lasciati soli dalle istituzioni. Ricordiamo anche che la Regione Toscana prevede indennizzi nel caso in cui, per i capi predati, nel caso in cui tu abbia il cane da guardiania, Regione, mi stai dicendo adotta i sistemi di prevenzione, ma non mi stai tutelando fondamentalmente. Quindi ecco perché questo incontro, ecco perché la necessità di una legge, ecco perché dobbiamo decidere sicuramente quale deve essere il livello anche di tutela di ogni soggetto che, diciamo, fa parte del nostro vivere, il lupo, la pecora, il cane e noi allevatori. Cioè, noi non possiamo risolvere un problema, ma se ne creano tanti altri, che poi non sono problemi. Io penso sempre che siano questioni di rispetto. Però ecco, quello che dobbiamo fare tutti insieme è prendere atto che i cani da guardiania ci sono, non sono un parco macchine che quindi dall'oggi al domani io posso cambiare con un PSR, ma sono cani che devo gestire, che le istituzioni mi devono aiutare a gestire, ma soprattutto che devono avere una legge che li rispetti e che faccia vivere in maniera serena anche l'allevatore, che non si può accollare tutte le responsabilità
oltre ai costi ovviamente dei sistemi di prevenzione. Io, Mauro, mi fermo e così lascio il tempo agli altri. Grazie. Beh, dai, un minuto prima sei stata bravissima. Alberto, se ci sei, io ne approfitterei per, se puoi togliere il muto, ci sono un paio di domande per te, così se ti chiedo se puoi rispondere velocemente. Stavo andando via, sì, dimmi. No, è proprio rapide, poi magari se potrai raggiungerci sì. Volentieri. Sono due domande, una possiamo riassumerla secondo me con se questa doppia gestione, diciamo, federale e cantonale crea dei problemi o se funziona. E l'altra domanda invece è più generale, se in Svizzera questi provvedimenti vengono rispettati o se ci sono dei problemi con le persone, ma non tanto con gli allevatori, ma viene chiesto in generale con le persone che ci abitano, cioè il livello di rispetto di questi provvedimenti. Due risposte flash che ti facciamo andare. Allora, sulla prima è ancora difficile dare una risposta esaustiva, in quanto il, chiamiamolo, programma cantonale è appena nato questa primavera. Quindi siamo agli inizi. Grossi problemi? Io direi di no. Sono, come ho detto prima, ho utilizzato espressamente la parola, sono due programmi paralleli, nel senso che l'unica differenza veramente marcata è proprio quella dei cani, razza e come si decide di acquistarli o di sceglierli. Quello che vediamo in questo momento è che quello che è la consulenza agricola, quindi c'è la scuola agricola, è responsabile con i suoi consulenti sia per gli agricoltori che fanno parte del programma nazionale che di quello regionale. Significa che io, la mia azienda, il mio consulente agricolo è lo stesso, indipendentemente da quale programma io scelga per la protezione dei miei animali. I consulenti invece per i cani da guardiania ce ne sono alcuni, io faccio il consulente sia per uno che per l'altro, proprio perché sono nel cantone dei Grigioni, altri sono un po' diversi. È comunque così che al momento ogni azienda agricola deve scegliere in quale programma muoversi, e così praticamente al momento, ma come detto è una cosa molto molto fresca, tutto funziona, diciamo, bene. Ci sono problemi da quel punto di vista. Ok, con questo è risposto anche la seconda, vai. La seconda domanda in generale, vai. No, cioè, l'essere umano è essere umano, penso, su tutta la terra, e dal mio punto di vista come allevatore penso che, sono un po' critico, ma c'è un degrado della comprensione della natura, di quello che capita e di come si vive nella natura. Quindi noi abbiamo i cani da guardiania, è una necessità, come detto prima, giustamente anche dalla collega signora Francesca, per vivere, sopravvivere, per salvare i nostri animali, per salvare il nostro lavoro, il nostro stile di vita, che poi va anche a favore della collettività, dal mio punto di vista, nella cura del paesaggio e nella produzione di prodotti genuini e locali. Comunque, tutto ciò che sta attorno si distacca sempre più da questa realtà. Noi abbiamo i cani, abbiamo nella mia valle due branchi di lupi e c'è ancora chi mi chiede: ma li hai perché? Qui non ci sono i lupi. Allora si vede che tutte queste misure fatte toccano una piccola parte di popolazione e chiaramente l'energia che ci mettiamo, io non mi stancherò mai, perché credo fermamente che probabilmente i figli dei miei figli sapranno che è così e che se vogliamo vivere in queste valli e vogliamo ancora fare questo tipo di agricoltura che ha la sua importanza, bisognerà convivere sì con i grandi predatori, come ancora tutto a definire, perché come allevatore chiaramente hanno magari anche altre idee ogni tanto, ma la protezione dei nostri animali resterà sempre necessaria. Quindi l'informazione,
delle persone, sperando nel passaparola, sperando non so io cosa, che piano piano, se si rispettano diciamo le regole di comportamento, se si rispettano il lavoro e quello che viene fatto in questo campo, e noi agricoltori facciamo bene il nostro lavoro, io credo che la convivenza o coabitazione sia possibile. Ti ringrazio, speriamo di averti ancora dopo. Mi allontano un attimo che devo scendere, vedo un attimino com'è e poi ho già un accordo, se ci sono domande. Perfetto. Luisa mi chiama. Ottimo, grazie Alberto. Andiamo avanti, è il turno di Marco, Marco Galaverni, direttore scientifico di WWF Italia, ma anche ricercatore ed esperto di grandi carnivori. Quindi Marco, dacci il tuo punto di vista, che è quello di un dirigente della maggiore associazione ambientalista italiana. Ciao a tutti, grazie Mauro, grazie agli amici di No Power del Lupo per l'invito. E come sapete, appunto, noi non siamo pastori o allevatori, ma il tema ci interessa moltissimo e ci fa davvero davvero piacere essere qua a parlarne insieme ad organizzazioni che a vario titolo se ne occupano in maniera assolutamente competente e con cui veramente è un piacere collaborare. E quindi, a partire da Difesa Attiva, per passare appunto a No Paura del Lupo o Eliante, la cosa che mi fa piacere è che si sta creando una massa critica di competenze che rimano nella stessa direzione. È veramente importante, fondamentale e muoversi insieme, collaborare per ottenere risultati sempre, sempre migliori, sempre più significativi. Quindi il nostro contributo è molto marginale, ma vuole essere un supporto sia concreto e sia di advocacy su questi temi. E, per cui ovviamente non essendo un esperto nel campo posso darvi contributo molto limitato, ma ci tengo molto a farvi sentire il supporto alla nostra associazione, perché sappiamo ormai bene da anni di esperienza quanto la prevenzione sia fondamentale, sia l'unica modalità gestionale che ci consente veramente di garantire un equilibrio sensato per tutte le parti in causa, quindi tanto per gli allevatori quanto per i grandi carnivori sul nostro territorio, che sono elementi essenziali poi di tutta la biodiversità, così come lo stesso pascolo sostenibile in maniera estensiva e in alcuni territori è fondamentale per mantenere una biodiversità che, a fronte dei cambiamenti ambientali, socioculturali nel nostro paese, rischia di andare perduta. Quindi trovare una chiave per tenere l'equilibrio fra tutti questi elementi fondamentali è imprescindibile. E i cani sono al centro di qualunque strategia di prevenzione, per quanto ovviamente, come ci insegnate, ogni realtà abbia modalità, esigenze specifiche, ma i cani sono un punto di connessione tra realtà anche molto diverse. Quindi, appunto, proprio per questo ci teniamo a continuare a supportare progetti come appunto Difesa Attiva e Pasturz, che veramente supportano l'adozione di strumenti efficaci. Ma in questo contesto sappiamo appunto esserci rischi di intralcio che non dovrebbero esserci. Da un lato abbiamo un problema di controllo dei cani vaganti, che per legge intendo decreti ministeriali, che in realtà dovrebbero essere anch'essi convertiti in legge, vanno tenuti sempre sotto controllo. Stiamo parlando di cani padronali standard, per cui dobbiamo avere un maggiore controllo di quello che è il vagantismo e in un libro dei sogni anche il randagismo canino, e su quello dobbiamo ancora lavorare tanto. Ma in contemporanea, per quelli che sono i cani da lavoro, in primis i cani da guardania, dobbiamo invece metterli nelle condizioni di poter lavorare sempre meglio in libertà, ovviamente senza il controllo diretto e costante di qualcuno al guinzaglio, perché chiaramente non potrebbero lavorare.
alimentari. Quindi in questo ambito dobbiamo veramente mettere in campo tutte le azioni possibili, sia a livello di proposte normative, e quindi il nostro massimo supporto in questo senso, sia a livello di sensibilizzazione in realtà delle amministrazioni locali che si trovano a dover gestire esigenze talvolta in apparenza contrastanti, che però appunto se adeguatamente prevenute, gestite e accompagnate possono agevolmente andare di pari passo. Quello che dobbiamo evitare è che si crei una contrapposizione tra appunto esigenze diverse in cui l'allevamento viene messo all'ultimo posto rispetto ad altri legittimi interessi e necessità, come può essere appunto l'escursionismo, che però è un'attività non fondamentale al pari dell'allevamento. Mi perdoneranno gli amici di AIGAE e tutte le persone che lavorano in questo ambito, ma le modalità per far sì che ci possa essere una convivenza equilibrata anche da questo punto di vista ci sono. Quindi più riusciamo ad andare in questa direzione, e meglio sarà per tutti, anche alla luce di quelli che saranno i risultati che a breve riceveremo rispetto al monitoraggio nazionale del lupo, che ci descriveranno una situazione molto diversa da quella di qualche anno fa, in cui, quando di fatto abbiamo iniziato molti di noi a lavorare su questo tema, per cui la prevenzione sarà un elemento sempre più fondamentale, soprattutto e anche in territori in cui di fatto se ne è persa traccia da ancora più tempo, e senza toccare il campo della gestione, della prevenzione di quelli che sono appunto possibili comportamenti confidenti da parte dei lupi, perché questo aprirebbe tutto un altro scenario. Andremo off topic e possiamo organizzare qualcosa ad hoc nelle prossime settimane. Adesso teniamo il focus su quelle che sono l'importanza dei cani da guardiania e il nostro massimo supporto a chi sta lavorando in questa direzione. Per cui grazie ancora dell'invito, mi taccio, vi lascio totalmente il tempo a disposizione. Grazie Marco, grazie molte. Hai colto alcune possibili incoerenze tra le prassi, le normative in essere e la realtà del lavoro degli allevatori. Hai anche coraggiosamente provato a mettere un ranking tra diverse attività. Grazie. È certamente uno dei punti chiave. Valeria Salvatori, biologa dell'Istituto di Ecologia Applicata, è all'interno di innumerevoli piattaforme di gestione dei predatori europee, con una lunga esperienza nella gestione soprattutto di progetti europei di protezione delle greggi da grandi predatori. Prego, Valeria. Sì, grazie Mauro, grazie per avermi invitato. In realtà appunto io mi sento di poter dare un contributo veramente limitato, perché qui ci sono delle persone con una esperienza diretta nella gestione dei cani da guardiania che possono sicuramente fornire informazioni di grande valore. Quello che posso, diciamo, il mio contributo proviene da quello che hai accennato, Mauro, cioè dalla gestione di alcuni progetti nell'ambito dei quali noi abbiamo promosso l'adozione dei cani da guardiania da parte di aziende zootecniche che si trovavano in difficoltà per via delle predazioni da lupo. Ecco, non vi nascondo che la reazione iniziale è sempre un po' di resistenza. Cioè l'allevatore, soprattutto appunto l'allevatore che non ha cani, non è abituato a gestire la sua azienda con i cani, ha sempre, diciamo, una reazione di resistenza. Ma se si riesce a stabilire un rapporto di fiducia e a fornire il supporto necessario, perché di supporto ne hanno bisogno, poi diciamo che si apre un cancello, no? Veramente si facilita tutto quanto il processo. Nell'ambito del progetto Life Mad Wolf, noi avevamo come obiettivo 20 cani, alla fine ne abbiamo affidati 57, proprio perché una volta che questi cani sono di qualità, ben gestiti, ben inseriti nella gestione aziendale, offrono l'opportunità veramente di trarne dei grandi vantaggi.
E questo è condiviso non solamente appunto tra gli allevatori, ma anche nel processo che noi abbiamo svolto sempre a Grosseto attraverso un approccio partecipativo in cui abbiamo fatto parlare e ascoltare gli allevatori con diversi gruppi di interesse, tra cui animalisti, ambientalisti, cacciatori e guide ambientali, eccetera. Diciamo che una delle tematiche di cui si è parlato è stata proprio la gestione dei cani in generale, ma in particolare la gestione dei cani da guardiania, per cui è un tema sicuramente molto sentito da diversi settori della società, ne viene riconosciuto il valore, l'utilità, ma troppo spesso ultimamente viene anche forse in maniera esagerata esaltato il lato negativo, cioè il viene vissuto, no? il cane da guardiania come pericolo. Io credo che con una corretta gestione questo pericolo può essere assolutamente minimizzato. Quando ci si siede a un tavolino con tutti i gruppi di interesse, senza interessi politici, questa cosa emerge chiaramente e si trova veramente il consenso in maniera trasversale. Per cui io vi incoraggio a continuare questo lavoro. Sapete che il nostro supporto nell'ambito di iniziative ci sarà sempre e grazie mille ancora per tutto quello che state facendo. Grazie Valeria. Ora è il turno di Chiara Crotti, mia collega di Eliante, naturalista, educatrice, cinofila, e ci porta la sua esperienza di lavoro con i cani, soprattutto nel suo quotidiano contatto con i pastori sulle robe bergamasche all'interno del progetto Pasturs. Chiara, vai pure. Sì, allora io in realtà ho preparato una presentazione, così vi faccio anche un po' vedere dal vivo le nostre cose, e vediamo se riesco... Ok, allora, vedete qualcosa? Perfetto, Chiara, vediamo. Giusto? Perfetto, sì. Ok, così almeno mentre parlo vedete un po' di fotografie e siamo un po' nel reale, ok? Allora, il progetto Pasturs, brevemente, è un progetto partito dalla cooperativa Eliante, che è una cooperativa sociale di cui fa parte anche Mauro, e in particolare il progetto Pasturs di cui vi parlo io è quello sulle robe bergamasche, che ha visto in partenariato diversi enti, col Diretti, WWF, Parco delle Robe Bergamasche. Vedete proprio una panoramica diversa anche, no? Di idee, di formazione. Questi enti però sono riusciti a collaborare insieme e questo secondo me è un grandissimo punto di forza, proprio per far vedere che almeno ci si prova a convivere e creare qualcosa di positivo insieme. Il progetto Pasturs promuove le misure di prevenzione, promuove anche i cani da guardiania e promuove soprattutto il supporto di giovani volontari che vanno in aiuto dei pastori sia nella gestione delle misure di prevenzione ma anche in realtà in tutte le attività quotidiane. Questi volontari sono solitamente molto giovani, universitari, vanno a vivere con gli allevatori in alpeggio da una settimana fino a 3 mesi, e giusto per darvi qualche numero, in 6 anni abbiamo coinvolto 310 volontari. L'area di progetto, appunto vi dicevo, quella di cui vi parlo io, sono le robe bergamasche nel nord Italia, un'area dove l'allevamento ovino è davvero molto molto importante. Si hanno la dimensione media del bestiame è di circa 800.000 capi. La razza allevata è una pecora bergamasca ed è una pecora da carne, quindi una situazione diversa da quella di cui ci ha parlato prima Francesca in Maremma. La pecora bergamasca che solitamente fa transumanza, quindi d'estate è in alpeggio e in inverno va in pianura. Quindi queste gregge non vengono mai messe in stabulazione fissa, sono sempre transumanti. Si utilizzano però delle recinzioni elettrificate per contenerle durante la notte e durante logicamente il giorno quando il pastore non è presente. Sulle robe è presente il lupo, l'orso e da pochissimo anche lo sciacallo dorato.
Parliamo un attimo delle nostre difficoltà. Allora, sulle Robe Bergamasche il turismo, soprattutto l'escursionismo, è davvero molto sentito. C'è un grandissimo afflusso turistico, soprattutto appunto di escursionisti nel periodo estivo. Si calcolano circa 1.000 chilometri di sentieri più o meno impegnativi. E quindi potete immaginarvi, insomma, a volte i sentieri che arrivano agli alpeggi diventano delle vere e proprie autostrade, soprattutto nel periodo di agosto. Gli alpeggi coinvolti dal progetto Post-Ursa sono 11, sono stati 11, con 29 allevatori. Brevissimamente, perché non so di preciso chi sta partecipando alla diretta Facebook. All'interno di questi alpeggi sono presenti sia cani da conduzione sia cani da guardiania. Noi oggi ci occupiamo di cani da guardiania. I cani da conduzione in realtà non è il classico cane bianco, ma è totalmente diverso. È un cane che segue le indicazioni dell'allevatore ed è fondamentale nella modalità dell'allevamento bergamasco. Quindi ne troviamo tantissimi e non sono i soli, abbiamo anche appunto i cani da guardiania che però hanno un altro ruolo. Il ruolo è quello di difendere il bestiame da possibili minacce come predatori o altri possibili problemi come appunto degli intrusi. Questi cani seguono il gregge, seguono gli allevamenti dalle alte cime degli alpeggi fino alla bassa pianura nei mesi invernali. Che cosa fa Pasturs? Allora, Pasturs affida i cani gratuitamente a pastori aderenti al progetto Pasturs che dimostrano collaborazione e affidabilità. Abbiamo tuttora una stretta collaborazione con il circo del Posto del Mare Mano Abruzzese, da cui abbiamo preso i primi cuccioli e anche altri cuccioli che sono venuti a seguire. Altri cuccioli vengono dagli amici di Difesa Attiva e dal progetto Life Wolf Alps. Altri allevatori invece aderenti al progetto hanno scelto di prenderli in modo totalmente autonomo da loro conoscenti. Seguiamo l'inserimento dei cuccioli nel greggio, fornendo un primo supporto agli allevatori, quindi dando le corrette informazioni di modalità di gestione, i consigli per gestire al meglio le problematiche riscontrate, perché non ci nascondiamo, comunque ci sono e ci saranno sempre. Controlliamo la corretta gestione, il benessere animale e soprattutto un grandissimo supporto in caso di necessità veterinaria urgente, cosa che è avvenuta. Inoltre, Eliante è partner del progetto Livestock Protect. Questa è una cosa molto importante perché stiamo lavorando su alcune azioni di valutazione dei protocolli e certificazione dei cani da guardiania con 17 partner europei, quindi veramente un grande scambio. Andiamo un po' nel concreto. Dove c'è la presenza di escursionisti, come ad esempio la Lombardia, come ad esempio le Robe Bergamasche, Era, hai un minuto e mezzo, vai. dai, un minuto e mezzo, Due, no, due. dammene cinque, la presenza dei cani da guardia non è sempre semplice. Vi illustro brevemente le problematiche che abbiamo riscontrato noi. Allora, le reazioni non Adesso tu corrette da parte degli incolli escursionisti. un po' le finte, guarda, adesso intanto finisco. Le reazioni non corrette da parte degli escursionisti. Tenete conto che questi cani arrivano a pesare 50-55 kg. Quando attuano l'azione dissuasiva, abbaiando contro una persona, alcuni escursionisti si spaventano e iniziano a reagire con gesti minacciosi, urla, lanciano bastoni, lanciano le bacchette, corrono. Purtroppo queste azioni a volte sono state viste dal cane da guardiania come un potenziale pericolo e alcuni cani hanno addirittura reagito morsicando. Biciclette, motocross e persone che corrono in montagna. Le Robe sono piene di queste problematiche. Stessa cosa, su cosa succede? Alcuni cani lo vedono come potenziale pericolo. Il comportamento corretto, logicamente, sarebbe scendere dalla bicicletta, portarla a mano, stessa cosa con la motocross, o se si corre in montagna, non correre in prossimità del bestiame. Cani senza guinzaglio e scontri con i cani da guardiania. Purtroppo sulle Robie, vi dicevo appunto, c'è un grandissimo escursionismo estivo e molte volte sono lasciati totalmente liberi i cani. Purtroppo questi cani non fanno danno solo
con, diciamo, con i nostri cani da guardiania, ma addirittura anche al bestiame. Io sono una cinofila e ci mancherebbe, amo tantissimi cani, però purtroppo i cani sono comunque istintivi e sono e rimangono cani. Il cane gioca, entra nel gregge, purtroppo sono state ferite e anche uccise alcuni capi di bestiame, e non solo, addirittura abbiamo avuto anche alcuni capi di fauna selvatica, tra cui questo caso che ho visto personalmente, in cui un cane ha ucciso 3 cuccioli di marmotta. Chiara, vai a concludere. Fotografie e selfie è una delle grandi problematiche riscontrate, perché purtroppo sempre più persone si avvicinano e addirittura entrano nella rete delle fattrici con agnelli e vitelli per fare le fotografie. Potete immaginarvi quando c'è un cane da guardiania che protegge logicamente il proprio gregge. Ignorare i cartelli. Ve li faccio subito vedere. Allora, sull'Erabi Bergamaschi abbiamo messo questi cartelli, sui sentieri che arrivano agli alpeggi di Pastours abbiamo messo tantissimi cartelli informativi sui corretti comportamenti da tenere in presenza di cani da guardiania. Allora, devo dire che sono stati molto utili, perché tantissime persone lo stanno leggendo e fanno le corrette cose da fare, diciamo, seguono i giusti comportamenti. Alcuni però purtroppo non lo fanno ancora, ed è proprio per questo che poi succedono molti scontri. Ci sono anche altre problematiche riscontrate che non sto a dirvi, ma brevemente... Dietro la baita diventa un vero e proprio water a volte, i rifiuti che vengono lasciati davanti alla baita come se fosse una discarica, i furti. Questo per dirvi che cosa? Per dirvi che molte delle nostre problematiche riscontrate, e questa giuro Mauro è l'ultima slide, possono davvero notevolmente diminuire se vengono fatte delle azioni di informazione corrette sulle persone, e soprattutto sui comportamenti da adottare, il rispetto di questi comportamenti per una pacifica convivenza e rispettosa verso tutti, dal lupo al pastore all'escursionista, la gestione delle problematiche dei cani attraverso un tecnico esperto che possa consigliare al meglio l'allevatore, e in ultimo punto dolente, la gestione delle nascite dei cani solo attraverso incroci di soggetti mirati che hanno dimostrato caratteri e attitudini idonei, perché purtroppo ancora oggi vengono fatti incroci anche con soggetti che hanno dimostrato delle caratteristiche poco idonee. Grazie Chiara. Grazie. Ottimo. Grazie. Togli la condivisione. Arrivo. Eccomi. E va bene. Dulcis in fundo. Luisa, sei pronta? Lo spero. Luisa, tecnico faunista di difesa attiva, che è l'anima instancabile di questa proposta di legge. Luisa avrà un po' più di tempo degli altri per illustrare a tutti la bozza di proposta di legge, che è il principale motivo per cui siamo qui. È una bozza, quindi aperta a contributi, ma già così com'è, devo dire che ha una sua coerenza interna e una sua completezza. Dico questo perché è stata scritta bene, è stata scritta da persone competenti e... chi ha familiarità con le proposte di legge sa bene che per una proposta di legge questo è già davvero tanto, essere stata scritta la proposta da persone competenti. Vai Luisa. Spero di riuscire a condividere subito lo schermo, che è la cosa che mi preoccupa maggiormente. Vai tranquilla. Ok. Perfetto. No, vedete tutti? Vedete la presentazione? Benissimo, vai. Ok, perfetto. Mi hanno già presentato, quindi io non mi ripresento, anche perché molti di voi li conosco già, non so invece nella diretta Facebook chi ci sta seguendo, anche se so che sono numerosi e anche numerosi dei miei pastori. Io appunto sono Luisa Vielme, sono il tecnico di difesa attiva. Vi volevo cercare di spiegare in 10 minuti, ma me ne occorreranno almeno 12, quindi chiedo almeno a Mauro di avvisarmi quando ne sono passati 10, su come nasce questa proposta che è stata inviata già al Senato l'anno scorso, nel 2020. Nasce sempre dal 2020, dal 17 di novembre, da un'audizione dove si parlava di danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica, il titolo non l'ho fatto io,
Si parlava in particolar modo di lupo in provincia di Grosseto e ad essere sentita in quel momento era l'Associazione Difesa Attiva, in particolar modo la Presidente Francesca Barzagli, che avete già sentito precedentemente. Qui è stata esposta anche la tematica relativa ai cani da protezione e l'esigenza di una norma che vada a identificare il cane da protezione nel suo complesso a 360 gradi. Perché noi? Perché alla fine siamo un po' il collante, tutti i soci, come avete sentito, di Difesa Attiva come associazione, che non è un progetto ma proprio un'associazione, tutti i soci sono allevatori, ma non ci sono solo i soci allevatori, ma tutti i nostri contatti tendenzialmente sono tra allevatori di bestiame. Perché? Perché abbiamo un denominatore comune. Qui vi faccio un po' il passato di Difesa Attiva, il presente ma anche il futuro. Ci sono ben 4 regioni, ma potevo mettere magari praticamente tutte le regioni d'Italia. C'è l'Abruzzo, da cui molti dei nostri cani sono arrivati all'inizio nel 2014. Qui presente c'è anche la persona che ci ha assistito durante il primo periodo del 2014 con Freddy Barbarossa. Ma c'è anche la Toscana, da dove siamo nati. Ma le collaborazioni che stiamo avendo con il Piemonte e la Lombardia, ad esempio, e non solo. Queste sono 4 delle regioni, ma tante altre regioni, e il comune denominatore per noi è il cane da protezione. Un breve excursus sulla normativa esistente adesso relativa ai cani da protezione. Bene, in Italia la normativa si riferisce esclusivamente ai cani, diciamo così, al materiale di animali d'affezione, al cane in generale. Le uniche specifiche legate al cane da gregge, tra l'altro, quindi neanche il cane da bestiame, io credo che qualsiasi allevatore di bovini non direbbe mai ai propri bovini che vanno in gregge, quindi si escluderebbero già dei cani, fa riferimento a, per quanto riguarda l'ordinanza del 2016, ma anche il regolamento della polizia veterinaria sull'esclusione dell'utilizzo per il cane da guardia o da conduzione delle greggi nell'attività del lavoro, l'assenza dell'obbligo dell'utilizzo del guinzaglio e della museruola. Queste ve le ho messe separate per poi porre l'attenzione di nuovo su un altro elemento. Due invece sono gli articoli che più stanno diventando un po' una spada di Damocle, che sono: uno, il codice penale all'articolo 672, cioè mal custodia e mal governo. In quel caso si parla di animali pericolosi in generale, a nessuna specifica, e l'altro è quello legato alla legge 157, poi legiferata per ogni regione, sulla distanza massima che il cane in generale deve avere dalla proprietà, senza specifica di cosa è la proprietà. Questa è la normativa di oggi. Noi su cosa abbiamo lavorato invece su questa proposta? Per elaborare questa proposta abbiamo lavorato su due temi fondamentali per noi: il futuro della zootecnia e l'equilibrio sociale. Qui sono stati già, da tutte le persone che hanno parlato prima di me e con più competenza sicuramente di me, sono stati già descritti. Il futuro della zootecnia, perché tutti noi sappiamo che i grandi carnivori, lo sappiamo perché oramai dai social agli articoli scientifici al webinar che ci stanno accompagnando in questo periodo, almeno dal 2020, si sente che l'espansione dei grandi carnivori nel territorio della penisola italiana è costante e continua sia a livello numerico che a livello di espansione di areale. Perché incluso, sono stati invitati effettivamente a questo webinar anche le regioni della Sardegna e la Sicilia, perché pur non essendoci grandi predatori, o meglio, grandi carnivori selvatici, fauna selvatica, la presenza del vagantismo legato al cani vaganti sta incidendo sull'attività del bestiame. Quindi anche le isole si sono dotate di cani da protezione per difendere il proprio gregge o il proprio bestiame in generale, consideriamolo così. Comune denominatore cani, che però a un pastore vi dirà che ha diminuito magari gli attacchi predatori o ha diminuito il numero di capi persi, senza dire che il cane può essere una soluzione definitiva, ma vi dirà anche che si è creato un nuovo problema, quello dell'equilibrio sociale con il fruitore del territorio. Qui non vado a puntare il dito contro uno o l'altro di quelli che possono essere fruitori del territorio, perché ce ne sono tanti, può essere dall'escursionista al turista, ma anche l'attività venatoria, la ricerca di funghi, di asparagi, qualsiasi persona che decida di uscire di casa.
un breve excursus relativo al futuro della zootecnia, che poi è il presente, ma è anche il passato. Vi faccio quelle le razze più conosciute e più utilizzate almeno nel territorio italiano, sono il pastore maremmano abruzzese, con la specifica in questo caso l'ho fatta che il nome fino ad oggi è dal 1952, definito dall'ENCE così, ma il cane da pastore abruzzese, riconosciuto come tale dalla regione Abruzzo, sarà richiesto anche il cambio a livello nazionale. Questa è una specifica perché mi sento di doverla fare in relazione anche alle persone qui presenti. Il Montagna dei Pirenei, che è un altro cane, che tra l'altro in questi due casi sono inseriti anche nelle misure del PSR, cioè del Piano di Sviluppo Rurale, finanziati a livello statale. E l'altro, il pastore del Caucaso, e il pastore della Sila, che alla fine dal sud Italia, che era un cane tipico utilizzato per gli allevamenti caprini, si è espanso nell'utilizzo anche nel centro Italia, nel nord Italia negli ultimi anni. Ma non esiste solo questa situazione, perché quando si scende in campo nelle aziende si trova anche questa, cioè gli incroci di razza. Incroci di razza è qua tratto esclusivamente incroci di razza, di razze che abbiano l'attitudine alla protezione del bestiame. Non tratto in nessun modo qualsiasi altra tipologia di cane con altra attitudine, perché sarebbe errato effettuare un incrocio di quel genere. E fidatevi che nessun allevatore, nessun pastore che ha una linea di sangue, ad esempio derivante da incroci di razza, rinuncerebbe al proprio cane solo esclusivamente perché è un incrocio di razza, se è affidabile ed efficace e ha un buon equilibrio con l'ambiente circostante. Questa è la situazione italiana. E per quanto riguarda l'equilibrio con il non pastore, diciamolo così, abbiamo lasciato un po' tutto al web, specialmente nell'ultimo periodo purtroppo per la pandemia, ma precedentemente abbiamo lasciato a tanti soggetti, alle regioni, ai progetti, gli progetti possono essere ad esempio i progetti LIFE, alle organizzazioni come la nostra, come gli Ante, con Non ho paura del lupo, e tantissime altre anche qui come comportarsi spiegato dal CAI. Tanti sono stati gli incontri, tanti sono stati gli eventi, ma tutti insieme senza una voce unica. Ma al web e all'etere abbiamo lasciato la cosa più grave, cioè la cosa dell'elemento allarmistico, come la presenza di un cartello che indicava il cane della protezione del bestiame, ma che non diceva nient'altro, già come un elemento su quel percorso non si può andare perché c'è un cane. E fino ad arrivare alle tragedie, come quella successa quest'estate nel sud Italia, con la perdita della vita di una persona. Tutto questo lasciato ai social, in particolar modo, dove sappiamo benissimo che invece di trovare un equilibrio si trova uno scontro. Bene, in quest'ottica noi siamo partiti per una proposta, elaborare nel 2020 questa proposta di legge relativa ai cani della protezione del bestiame. Consta di 17 articoli. Gli obiettivi primari di questa proposta sono l'inquadramento del cane da protezione, la valutazione del cane da protezione, l'asseveramento del contesto pastorale quale contesto di lavoro, perché di lavoro si sta parlando, che sia piccolo, che sia grande, il comparto zootecnico, o che sia primario o secondario come lavoro. La tutela del lavoro svolto dai cani da protezione e il rispetto del benessere del cane da protezione. La maggior parte degli articoli citati nella proposta inviata al Senato presentano inoltre riferimenti biografici in estratto. Il primo articolo, che forse è quello che apre la legge, che qui è l'unico che vi leggerò, e successivamente se vorremmo magari vederne degli altri ve li potrò leggere, è quello relativo all'articolo 1, cane da protezione del bestiame, definizione. Si definisce il cane a protezione del bestiame il cane appartenente alle razze aventi specifica attitudine storicamente impiegate nella protezione del bestiame dagli attacchi dei grandi carnivori, compresi gli incroci tra tali razze, sempre che in entrambi i casi ne siano dimostrate le reali attitudini di protezione del bestiame e la gestibilità con le attività antropiche e ludiche. Il cane da protezione del bestiame proviene da una selezione funzionale di almeno 3 generazioni di cani da protezione che hanno operato in merito all'interno delle aziende agricole e zootecniche, rientranti in territori dove la presenza di grandi predatori è perlomeno decennale. Nel contesto del precedente comma, il cane da protezione del bestiame può anche essere definito come cane pastorale. Vengono esclusi dalla categoria di cane da protezione del bestiame tutti quei soggetti canini che, pur appartenenti alle razze aventi specifica attitudine o storico impiego, non hanno avuto specifico impiego nella guardiania per almeno 3 generazioni. Per i cani in cui, al comma precedente, affinché possano rientrare nella categoria,
cani da protezione del bestiame, è prevista un'apposita serie di prove attitudinali per verificarne l'efficacia e l'efficienza. Efficacia e efficienza che non è studiata da ieri o da oggi, ma ben dagli anni Ottanta. E la bibliografia non è andata in diminuzione, ma è andata ad arricchirsi. E anche l'Italia ha partecipato a studi che hanno coinvolto direttamente i pastori. E dare la voce ai pastori, essere i pastori che parlano, parlando di attenzione, affidabilità, protezione ed efficacia, è fondamentale. Cosa succede oggi in Italia? Beh, noi non sappiamo quanti cani da protezione ci sono. Luisa, sei a 10 minuti, io te lo dico. Ok, sappiamo quanti cani da protezione abbiamo, non sappiamo se ci sono dei problemi riferiti al comportamento dei cani e non sappiamo, c'è qualcuno con il microfono aperto mi sa, e non sappiamo neanche, quindi lo sappiamo solo quando c'è una casistica particolare, almeno in qualche rara eccezione con dei parchi nazionali, delle province, delle ASL che si sono impegnate per sapere quanti cani da protezione erano sul loro territorio e non sappiamo neanche qual è il comportamento e se è stata effettuata la sensibilizzazione rispetto ai fruitori del territorio. Da qui l'istituzione del registro dei cani a protezione come una banca dati tecnico-funzionale. Ma serve anche un inquadramento giuridico del cane da protezione, svincolandolo dal contesto del cane da compagnia, ma nel rispetto di criteri a cui viene soggettato il cane, cioè i bisogni fisiologici, l'esibizione specifica del repertorio comportamentale del cane, l'ambiente idoneo per il cane, il corretto rapporto tra animale e uomo, che lo custodisce, la corretta alimentazione e le corrette cure sanitarie. Tutto questo nell'ottica di quello che è il benessere animale, che viene riassunto in un'unica frase, cioè una vita degna di essere vissuta per il cane da protezione. Qui sto per concludere, giuro, i soggetti deputati al riconoscimento di questo cane da protezione, come abbiamo detto prima, che un po' Alberto Stern ce ne ha delucidato nella sua esperienza, qui non sto a identificare un soggetto, ma le caratteristiche che deve avere quella persona perché ne risponde e possa identificare il cane da protezione. Le competenze relative al mondo zootecnico, il mondo zootecnico non è uno solo, l'allevamento che c'è in una regione, in una zona, non è uguale a un'altra tipologia di allevamento e quindi ricordiamoci anche che il cane molte volte agisce in funzione a una reazione magari del bestiame, quella che noi consideriamo un'azione non è altro che una reazione a un'azione del bestiame. L'esperienza su campo in ambienti di pascolo diversi, l'essere in possesso di rudimenti di fondamentali di cinofilia e l'avere una buona conoscenza delle diverse razze canine allevate. Concludo e giuro che sono alla fine, preso atto di tutto questo, si deve prendere atto che però l'attività pastorale è un'attività lavorativa, a tutti gli effetti che il pascolo è un'area di lavoro, che i cani da protezione sono cani da lavoro e stanno svolgendo in questo momento un lavoro. Quindi bisogna adottare e riconoscere, bene chiara che ce ne ha già mostrati alcuni, i cartelli indicanti le corrette modalità di rapporto rispetto al fruitore e i cani da protezione che devono diventare però uno solo riconoscibile in tutta Italia. Da una ricerca effettuata abbiamo trovato minimo 25 cartelli fatti da regioni, province, ASL, progetti, associazioni, di tutto e di più. Non è riconoscibile. Il riconoscimento univoco può rendere come il cartello stradale immediata la possibilità di capire come comportarsi. I divieti nelle aree di pascolo attive esistono già, ad esempio per l'attività venatoria. Non si può effettuare attività venatoria dove c'è una coltura in atto o un pascolo in atto. Bisogna estendere, ma in funzione di non limitare. Questo è fondamentale da capire. Non è una limitazione, è un equilibrio. Le prescrizioni per i fruitori del territorio. Evitare di comportarsi in determinata maniera può sicuramente trovare questo equilibrio. E qui lascio e concludo perché questa slide la lasceremo magari per un breve periodo a disposizione di tutti. Questi sono i titoli di 17 articoli. Quello che vi ho raccontato è un come siamo arrivati in 3 mesi circa a elaborare il tutto gli articoli, però questi articoli cercano di trovare quell'equilibrio che è stato già ricercato e decantato da tutti i relatori precedentemente a me. Voglio solo sottolineare il fatto che all'articolo 15, l'articolo 17, cioè l'assistenza tecnica e il sostegno economico in protezione, non viene fatto perché? Perché l'allevatore in molti casi è stato lasciato in alcuni casi solo e la scelta decisionale, non avendo magari delle competenze come alcune regioni, alcune zone d'Italia hanno, non avere le competenze e decidere di adottare un cane da protezione e poi metterlo in campo può essere un problema. Ecco, sostenere, non far sentire solo l'allevatore, crea la possibilità, in molte parti d'Italia è stato reso possibile, crea la possibilità di trovare un equilibrio. Ho concluso.
Grazie Luisa, ti comunico che puoi tornare a respirare. È un Grazie. classico mio. Grazie. Come vedete c'è una tale di quantità di carne al fuoco e niente, ci sono alcune domande che Se ti sono... posso solo interrompere un secondo, Vai. ricollegandomi con Alberto, mi faccio la domanda, ma mi do già la risposta. Nelle figure dei soggetti identificati per il riconoscimento dei cani a protezione, in Italia esistono tra l'altro già e sono di diverso genere, un po' come aveva detto Alberto per l'esperienza svizzera. E riuscire ad avere un quadro generale sarebbe la cosa fondamentale. E qui mi zitto, giuro. No, no, ma figurati. Siamo adesso nella fase del dibattito, per cui ci siamo. Ci sono alcune domande che sono arrivate, altre vi invito a farne sia su Facebook sia per i partecipanti alla chat o a chiedere di intervenire oppure anche a scrivere una domanda sulla chat. Io vado così in ordine secondo di quelle che mi arrivano. Chiara, c'è una domanda per te. Ci sei? Certo, stavo Eccoci. leggendo Beh, le domande su Facebook nel frattempo. insomma, Dimmi. una domanda è proprio specifica per te perché chiede dei cani da protezione che vengono affidati agli allevatori di Pastours e si chiede se questi cani sono castrati, se sono sterilizzati o se sono interi. No, sono interi. Ok. Interi e poi una decisione dell'allevatore se castrarli o sterilizzarli, per adesso nessuno l'ha fatto. Ok. Luisa, questo aspetto viene in qualche modo toccato? Se si tocca questo aspetto all'interno della normativa, ritiene che ci sia un punto in cui si debba trattare questa cosa? Ribadendo il fatto che, ad esempio, come aveva già detto Francesca Barzagli, ad esempio, noi come associazione contiamo 100, più di 155 intorno di cani a protezione e invece noi effettuiamo sterilizzazione e castrazione sui nostri cani. In quel caso abbiamo avuto anche l'appoggio dell'ASL, ma solo, cioè l'ASL gratuitamente ci sterilizzava e castrava i cani, ma solo in funzione di una valutazione precedente in funzione al problema e in funzione anche all'equilibrio del branco dei cani da protezione. Stiamo cercando a breve di effettuare uno studio di valutazione su quello che è la problematica sollevata da tanti anche nei test bibliografici della non efficacia dei cani a protezione in funzione della sterilizzazione e castrazione. Essendo noi tutte aziende agricole zootecniche, fuorché me che sono il loro tecnico, ma parlo per loro, i cani sono utilizzati come al pascolo tutti i giorni e abbiamo una buona resa anche nel caso della sterilizzazione e castrazione. C'è una domanda, una richiesta di una domanda dal vivo da parte di Massimo Machetti. Massimo, se vuoi, Grazie. No, se facciamo ti riferimento presenti, al... ti presenti per cortesia. Io sono Massimo Maetti, sono un dipendente della Regione Toscana. E non sono un allevatore, non sono un addestratore, seguo questa materia a questo punto quasi per passione da tantissimi anni. Facevo riferimento a una cosa che diceva la Cotti, se non sbaglio il cognome. Lei ha fatto riferimento a delle differenze relativamente al fatto se l'ovino è da carne o dal latte. Io non sono allevatore, la domanda potrà sembrare stupidissima alla grandissima parte di voi, però per me, che non sono né allevatore né addestratore, provenendo da Grosseto dove la pressoché totalità è dal latte, per me mi sembra quasi la normalità quella. Ecco, se Francesca Barzagli domattina gli gira e fa tutte le mette da carne, che deve fare? Grazie. Chi è che vuole rispondere a questa domanda? C'è qualcuno che ha il microfono aperto, innanzitutto. Chiara, vuoi dire qualcosa tu, Francesca? Se no, Cioè, la ditemi voi. domanda non l'ho capita bene perché c'è appunto il Ma microfono io pe aperto. penso che il La punto sia domanda che è se... ovviamente per gli addetti ai lavori, magari meno per altri, è che l'avere degli ovini da carne o da latte comporta una tipologia di gestione differente. E se questo, come questo influisce negli aspetti legati alle misure di protezione, in particolare ai Certo, cani, direi. certo. Beh, allora... Per quanto riguarda l'allevamento di pecore bergamasca, è un allevamento transumante, quindi le pecore continuano a spostarsi, non vanno mai in stalla. Hanno degli appezzamenti di terra o un alpeggio in cui vengono continuamente spostate, quasi giornalmente,
e si utilizzano dei recinti elettrificati nel momento notturno e solitamente durante il passo del pastore. Sono veramente tantissimi capi, quindi appunto si parla di centinaia e centinaia e a volte anche migliaia di capi. È un continuo muoversi e quindi con loro anche tutti i cani, che siano quelli da protezione e anche quelli da guardiania, scusate, da raduno. Cosa non sempre semplice, perché a volte si va in vicinanza della pista ciclabile piuttosto che in alpeggio, in alcuni alpeggi in vicinanza dei rifugi, magari in alcuni momenti c'è un grandissimo afflusso turistico, a differenza invece della pecora da latte, che è più stabile, più sedentaria e ha il pascolo magari nei dintorni dell'azienda in cui vanno gli animali e poi tornano o in stalla o in un recinto fisso, poi a seconda insomma della tipologia aziendale ognuno ha il suo modo per stabulare in modo notturno nella notte i propri animali, quindi è un po' differente per quello. Poi posso aggiungere una cosa, Mauro? Non so se era questa la domanda. Sì, penso di sì, Francesca, vai. Sì, dicevo, poi la differenza soprattutto, Massimo, è anche il fatto che noi in Maremma abbiamo minimo due gruppi di ovini, addirittura ci sono aziende che hanno tanti capi, che hanno anche 4, 5, 6 gruppi gestiti magari ognuno a modo proprio. Quindi naturalmente il fatto di avere più gruppi, avere un pascolo diverso da quello che può essere, diciamo, il nord, quindi un pascolo ridotto, soprattutto negli ultimi anni, fa sì che la gestione sia completamente diversa. Ecco perché il fatto dal latte e da carne. Se posso aggiungere un particolare. Vai, vai. Quando parlavo prima della diversità, qui parlo normalmente, ma non ho da spiegare in 10 minuti una proposta di legge che è costata mesi di lavoro, quindi posso essere più tranquilla nel parlare. Dipende anche tantissimo dal territorio. Seguendo adesso un po' il Veneto ultimamente, mi sono trovata in territori, ad esempio, dove si parla di pecore da carne, ma abbiamo la divisione in anche tantissimi gruppi, fino a 17-18 gruppi, perché il territorio impone una divisione di quel genere. Come per la pecora da latte, conosco tranquillamente delle persone che vanno in transumanza dall'Abruzzo al Lazio, che si muovono con pecore da latte in transumanza. Quindi ci sono tante componenti. Quando si analizza il cane da protezione, si deve, e parliamo solo in questo momento di ovini, ma se dovessimo andare a sviscerare tutti i fondamenti, dobbiamo ricordare che il cane da protezione, ed è per quello che dico che la legge odierna non rispecchia e non rispetta il cane da protezione dal punto di vista lavorativo, perché ormai sono utilizzati con gli avicoli, con i camelidi, con i bovidi, con suidi, equidi, ditemi qualsiasi tipologia di bestiame e trovate il cane da protezione. E fidatevi che un'alpaca non si comporta come un pollo, una gallina, così come un allevamento come una pecora alpagota che sta in Veneto non si comporta come una sapravvissana in Abruzzo. Quindi bisogna capire bene, molto spesso, il confronto diretto col pastore, che in molti casi è disponibile a parlarne, a magari risolvere insieme il problema, deve essere affrontata in modo su campo. A volte ci sono dei pastori adesso che fanno quello che fa già Alberto Stern in Svizzera. In Canada è normalissimo, oltre a cedere i cani e vendere i cani, continuano a seguire le persone quando il cane va nell'altra azienda. Sicuramente, come consigliamo sempre noi, è quello di un avvicinamento non tanto del fra tipologie di gestione e tipologie di bestiame tra i cani, ma perché possono darsi dei consigli migliori. E in Italia esistono già pastori che lo fanno. Luisa, resta lì, perché ci sono delle cose forse per te, sono più di domande di carattere legale. Viene chiesto, nel caso in cui i cani da pastore, ma immagino che si intenda da guardiania, mordono o creano qualche disagio, che cosa dice la legge rispetto alla tutela loro, alla tutela dei cani? Come sono tutelati i cani rispetto ad eventuali problemi, eventuali atti?
rispondimi rapida per cortesia, ci sono altre tre domande. Aspetta, okay, scusa, presentando disattiva la visualizzazione dello schermo. Che ok, c'è... la tolgo? Sì, togliela. Okay. Perché così almeno... Toglila pure, così ti vediamo meglio. Chiesto... Ecco. Era chiara la domanda, Luisa? Sì, allora, la normativa, questo è il primo passo, ripeto, non è una cosa definitiva, la normativa nello specifico non identifica, identifica la problematica, una problematica generale su quello che è un comportamento non idoneo del cane. A quel punto il cane viene rimesso a prova, cioè a svolgere delle prove comportamentali e vedere effettivamente che problema ha avuto il cane. Perché ripeto che può succedere tranquillamente che il cane, in questo caso hanno chiesto se morde, giusto? Sì, crea qualche problema, insomma. Crea qualche problema, sicuramente le persone, i tecnici che vengono indicati per, come succede già in Svizzera, come ha detto già Alberto, devono prendere visione del cane in funzione di valutare se effettivamente presenta dei problemi comportamentali seri. E okay. Quindi non è stato valutato il riaffido, l'inserimento o quello che può essere nel caso in cui, perché le varianti tra un cane con un problema e un cane aggressivo, ci sta in mezzo il cane, che è ben diverso. Questa è anche un'altra, sto cercando di raggruppare le domande per tipologia, ovviamente non è semplicissimo, questa è un'altra delle domande che vengono fuori, che provo a sintetizzare con cosa succede con i cani che non vanno bene. Rispetto all'inserimento nel registro, cosa ne facciamo? È una domanda che spesso ci siamo posti lavorando con i pastori. Lavorando con i pastori ce la si pone molto spesso, perché non esiste il cane non funziona, non esiste il cane non funziona. Il cane deve essere seguito in vedere effettivamente se è valutabile all'attitudine la protezione del bestiame. Molto spesso mi sento dire il cane non mi funziona, non è un cellulare, non si accende o si spegne. Nel caso di questa legge sono state valutate delle prove in campo di diverso genere che facciano e identifichino quelle che sono le caratteristiche del cane in funzione del bestiame e in funzione del fruttore del territorio. Se volete poi ve le leggo singolarmente come sono state identificate, ma nell'ottica che non raggiungano un punteggio tale da poter rientrare nel registro, verranno continuamente probabilmente utilizzati, ma verranno monitorati, perché quell'allevamento sarà monitorato per dei problemi, magari rispetto al fruttore del territorio, rispetto a dei mezzi in movimento, che logicamente non devono entrare però nell'area di pascolo. E qui torniamo al punto di partenza. L'area di pascolo è un'area di lavoro, quindi possiamo parlare di quello che vogliamo, ma stiamo parlando di lavoro e stiamo parlando di, come se io entrassi in una piazzola senza recinto, senza niente, in una piazzola dove si sta scaricando dei materiale. In quel caso io sto a mio pericolo e rischio entrando in una piazza, mi direbbero che sono matta, o entrassi nei vostri uffici improvvisamente ribaltando i vostri computer, probabilmente mi arrestereste direttamente mandandomi in psicanalisi. Questa cosa è una questione che noi vogliamo puntare molto, cioè nel momento in cui effettivamente il cane presenta un problema non deve essere lasciato solo né il cane né l'allevatore. Ma quel problema magari non è un vero problema effettivo, perché dire generalizzare sul problema del cane non si può fare, è un essere senziente e bisogna effettivamente riprovare in modo tecnico, come avviene già adesso tra l'altro in alcune parti d'Italia, come si comporta il cane stimolato nelle diverse situazioni che quel pascolo ha e con cui deve coabitare sempre. Ok, Luisa, vado ancora avanti con le domande, sono tante, come al solito all'inizio tutti sono timidi e poi si scatenano. Qui una domanda a cui ti chiedo una risposta rapida. L'inserimento nel registro nazionale dei cani a guardiania potrebbe prevedere un'integrazione nelle informazioni che ci sono nel microchip, giusto? Cioè il microchip rimane fisso che deve esserci e deve essere a posto, ovvio, deve essere certo. Sempre a posto. Sicuramente serve, assolutamente sì, assolutamente, come diceva Chiara, dal punto di vista del benessere animale, del comportamento, dell'equilibrio del cane, ci deve essere. Io questo me la sono ritrovata anche l'idoneità delle prove, ad esempio, per l'impiego. E le prove si riferiscono alla protezione del bestiame al pascolo con riconoscimento del reale pericolo, allontanamento dello stesso, successivo rientro del bestiame nel tempo idoneo.
bisogno, a non causare problemi agli animali al pascolo, la socializzazione col pastore, quindi il pastore deve almeno riuscire a maneggiare questi cani, altrimenti siamo punto a capo, cioè deve riuscire a richiamare il cane e comunque a maneggiarlo per qualsiasi evento. Se non c'è questa, se non c'è questo, deve essere aiutato anche il pastore a capire che il cane non è un oggetto. Molti lo sanno bene e ne investono anche enormi somme di denaro al fine di giustamente curare il cane e gestirlo correttamente. E normalmente di tasca loro. La socializzazione anche con gli animali dell'azienda, le persone, molte aziende nostre ad esempio hanno caseifici, hanno agriturismi, sento sempre dire ma chi ha un caseificio, chi ha un agriturismo? Chi ha un caseificio, chi ha un agriturismo deve avere dei cani equilibrati in funzione della propria azienda. La bassa attitudine all'inseguimento dei ciclomotori e delle autovetture, perché anche lì può essere un problema? Sì, logicamente magari sulle Alpi a 2400 metri non mi vedo passare le macchine a tutto spiano, in una zona come la Maremma o come tantissime altre parti d'Italia può succedere perché la viabilità è ricca e il pascolo è 365 giorni l'anno H24 a volte. Sulle Alpi oramai succede di tutto. Succede di tutto, ma credo che un tir non ti passi. Non tir, ma cose strane oramai, ogni tipo di sport. Francesca, scusa, una cosa, scusami se ti interrompo, perché sennò, Francesca, una cosa che direi che è per te, che è un tema annoso, quali obblighi esistono attualmente o eventualmente in prospettiva rispetto agli obblighi di sorveglianza dei cani da guardiania almeno durante le ore diurne? Bella domanda. Allora, in pratica, diciamo, la legge prevede che i cani non vengano lasciati da soli e quindi dovrebbe essere un pascolo assistito. Cosa che, come spiegavo prima, per tipologia di territorio, per tipologia di allevamento, nel nostro territorio non avviene. Non avviene perché tutte le aziende zootecniche principalmente sono a livello aziendale, quindi non abbiamo grandi aziende con dipendenti e naturalmente, proprio come dicevo prima, per la gestione del gregge più gruppi, avere il pastore presente con i cani in ogni gruppo nella nostra zona è praticamente impossibile. Quindi ecco, è anche questo un argomento che viene trattato nella legge, sempre molto in equilibrio, perché come spiegava Luisa, penso che questa legge la prima cosa che faccia è far capire al pastore che deve conoscere i propri cani. Come diceva Luisa, deve saperli maneggiare, deve sapere anche il carattere dei loro cani, perché cani della stessa famiglia possono avere caratteri diversi. E quindi ecco perché anche la legge. La legge è importante perché io mi devo tutelare nel mio lavoro, nel rispetto di tutti, mio, del cane, del gregge e anche del fruitore del territorio. Grazie Francesca, mi sembra molto utile e molto onesto da parte tua parlare in questi termini, ma è l'unico modo direi di parlarne. Ci sono alcune domande, secondo me alcune cose abbiamo già risposto, tipo se i cani da guardiania possono fare dei danni alla fauna selvatica. Sì, Chiara lo ha già detto, succede mi sembra, non lo riprenderei, anche i cani da conduzione peraltro. E invece c'è un'altra direi domanda. Tutti i cani, direi tutti in questo cani, caso generalizzerei, non utilizzerei solo quello. Direi tutti i cani, anche i cani dei turisti lo sappiamo molto bene, che dovrebbero stare al guinzaglio e non sempre lo sono, ma invece qui una domanda molto specifica a cui penso sia difficile dare una risposta univoca, ma se qualcuno se la sente di provare a dare una risposta generale, come viene quantificato il numero di cani da guardiania, come viene dimensionato rispetto alla necessità del gregge, rispetto al numero dei capi o rispetto anche ad altri parametri? Domandona. Ridurlo solo il numero dei capi, per quello che abbiamo già detto precedentemente, non va bene. Le tipologie, quello che dipende molto dalle tipologie di gestione del bestiame e dell'animale allevato.
Ci sono allevamenti che appunto, come diceva Chiara, hanno 2.000, 3.000, 5.000 pecore che viaggiano tutte insieme, ad esempio una mandria che gira tutta insieme, oppure trovi mandrie che vengono divise in più gruppi, ma perché il territorio lo impone, le aree di pascolo in gestione, incomodato, in affitto, in proprietà del pastore sono diverse, si estendono anche su 100-150 ettari, per passare da un pascolo all'altro alcuni allevatori fanno magari 20 chilometri, quindi di conseguenza non è che si può pensare a identificare un numero solo in funzione del numero del bestiame, ma ci sono tante altre casistiche. Identificarlo in una legge, ad esempio, non l'abbiamo preso in considerazione il numero, perché rischiavamo di l'abbiamo nominato magari negli estratti della bibliografia, ma non l'abbiamo indicato nella legge per evitare di aprire mille altre problematiche, ma abbiamo riferito a dei tecnici che queste cose lo sanno perché hanno, come ho detto prima, l'esperienza nel settore zootecnico. Quindi sanno benissimo cosa quando vanno ad affrontare un allevamento che ha 40 alpaca, che hanno un valore enorme, immenso, che sono distribuite in più gruppi, che cosa fare, piuttosto che andare da un allevatore che ha avicoli e ne ha 3.000, 1.500 allo stato praticamente semibrado e col ricovero logicamente notturno per almeno le galline. Quindi in grande sintesi ci vogliono delle competenze tecniche per decidere questo. Per quello sì, generalizzare sarebbe stato sbagliato. No, qui se ci possiamo delle osservazioni secondo me che vanno a seguire rispetto a questa cosa qua, e secondo me dipendono anche da questo e non solo. Qualcuno fa notare che ci sono delle situazioni pazzesche, ingestibili, soprattutto in centro Italia, mute da 40 cani tenute in modo pessimo e nessuno interviene, c'è un lassismo generale. È ovvio che non è che facendo una proposta di legge ci si erge assolutori di qualsiasi cosa, però credo che sia esattamente proprio anche per gestire questo che si prova a normare, no? Assolutamente sì, non saremmo qui, come ha detto, lo dicono gli stessi allevatori, ma chiunque parla coi pastori lo sa benissimo che la prima cosa che vuole è non avere problemi, perché comunque è un problema nel momento in cui un organo di competenza relativo al controllo ti viene in azienda e ti dice qualcosa che finisce in una sanzione amministrativa o peggio, non va bene all'azienda, ma l'azienda lo sa benissimo. Ed è per questo che nasce l'esigenza dell'invio di questa proposta di legge già l'anno scorso, ed è per quello che, come ha detto bene Daniele, lo continueremo a ridire, non facciamo un passo indietro. Questo all'inizio per creare un tavolo, la richiesta è creare questo tavolo, ascoltare le voci, perché le voci ci sono, chi ci lavora da anni c'è, e l'allevamento non è solo uno e di un tipo solo, ce ne sono tanti e la realtà italiana è diversa. Dobbiamo prendere in mano questa situazione e affrontarla, se no è inutile dire lì ci sono 40 cani e lì ci sono 20, è inutile, non serve a nessuno e continueremo ad andare avanti con i problemi. E siccome quest'estate abbiamo raggiunto il problema massimo, un dramma come quello di quest'estate, la perdita della vita di una persona, non deve mai più succedere. C'è una richiesta da parte di Regione Veneto di fare una domanda direttamente. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti, io sono Emanuele Pernechele della Regione del Veneto. Ho chiesto un intervento, non tanto una domanda, ma anche per, essendo stati invitati così al tavolo, mi piaceva anche portare il nostro contributo come amministrazione regionale. Io mi occupo di prevenzione per la Regione del Veneto e in particolare la Regione del Veneto ha aperto anche un ufficio vicino agli allevatori, perché questo appunto l'obiettivo, e l'abbiamo aperto proprio ad Asiago, dove sapete appunto che l'altopiano ospita a livello europeo il più importante complesso malghivo d'Italia o almeno d'Europa. E stasera, in questo pomeriggio, non si è parlato di allevamento bovino, però per quanto riguarda almeno la parte del Veneto rappresenta un aspetto molto importante, perché tenete in considerazione che abbiamo circa 700 malghe e una monticazione solamente nel territorio dell'altopiano di Asiago di circa 8.000 bovini che vengono monticati durante la stagione d'alpeggio. Quindi ovviamente questo è un tema importante, e sappiamo che l'estensione di una malga ovviamente è completamente diversa rispetto a quella che è la gestione di un gregge, perché parliamo di almeno 40, ma anche 100, anche 150 ettari suddivisi tra pascolo, bosco, eccetera. Quindi l'utilizzo dei cani da guardiania, per quanto riguarda l'ambiente
dell'allevamento bovino risulta estremamente problematico. Ok? E quindi questa è una premessa che va fatta e che è importante da tenere in considerazione. Considerato anche il crescente escursionismo, parlo anche in questo caso in veste anche di guida, non solo da esperto o dei sistemi di prevenzione, di guida di AIGAE, visto che è stata citata anche prima, e quindi ovviamente l'escursionismo notturno, sia estivo che invernale, ovviamente è in fase di crescita, e quindi questo ovviamente è ancora un potenziale pericolo. Perché sappiamo che i cani di guardia devono lavorare liberi anche in orario notturno. Ecco, quindi sull'allevamento bovino, ovviamente noi come Regione del Veneto, e in questo caso porto anche i saluti dell'amministrazione regionale, in particolare dell'assessore Corazzari che mi ha delegato la partecipazione, ovviamente non possiamo spingere affinché i nostri allevatori, parlo di bovini in questo caso, utilizzino i cani da protezione. I cani da protezione, ovviamente stiamo lavorando, sapete insomma che il lupo è arrivato in Veneto nel 2012, quindi ha programmazione PSR in corso, l'abbiamo modificata, e con la prossima programmazione, questo che ci tenevo a dire nel mio intervento, che partirà dal 2023 al 2027, nella programmazione del piano sviluppo rurale della Regione del Veneto, abbiamo spinto affinché vengano inserite delle misure a favore degli allevatori. I cani da guardiania, parlo in questo caso di allevatori di ovi caprini, i cani da guardiania hanno un costo legato ovviamente al loro mantenimento, al loro addestramento, alle spese veterinarie, alla castrazione, eccetera. Quindi con il PSR vogliamo che siano inserite queste misure che supportino i costi degli allevatori. Ok, quindi non solamente l'acquisto delle recinzioni, l'acquisto anche l'acquisto l'assunzione di personale lavorativo a supporto degli allevatori sulle malghe durante il periodo estivo, ma anche per affrontare le spese che ovviamente i cani da guardiania comportano. Quindi questo sarà nella prossima programmazione 2023-2027. Ecco, quindi anche il test comportamentale, l'analisi dell'aggressività, la sterilizzazione, l'addestramento, l'assicurazione, le spese veterinarie, vogliamo siano inserite appunto, non so in percentuale, spero al 100%, a favore dei nostri allevatori. Ecco, e questo insomma ci tenevo a dire che questa è la direzione su cui stiamo lavorando. Per quanto riguarda invece le maglie a bovini, non spingiamo, ripeto, sui cani da protezione, perché ovviamente questo rappresenta forse più un problema che un beneficio, ma stiamo lavorando, di cui sono l'artefice, di un progetto che si chiama Melken, che in cimbro significa luogo dove si munge, luogo dove si lavora il latte. Stiamo lavorando appunto per proteggere i bovini giovani, e parlo di bovini che hanno sotto i 15-18 mesi di età, a proteggere questi animali durante l'orario notturno, senza l'utilizzo dei cani da protezione. Abbiamo visto, e concludo, che i cani da protezione funzionano molto bene se abbinati però a altri strumenti di prevenzione. In particolar modo abbiamo visto che abbiamo un bellissimo esempio qui in alto piano, la doppia recinzione, la stabulazione degli animali durante l'orario notturno, e parlo di alpeggi in alta quota, quindi a oltre anche 2000 metri, con all'interno tra una recinzione e l'altra, quindi in questa doppia recinzione, in questo corridoio, l'inserimento dei cani di guardia, azzeriamo praticamente le predazioni. Quindi questo sicuramente è un bel stimolo. Ringrazio tutti i partecipanti e i contributi che ho assistito, insomma, questa sera, sicuramente molto interessanti, e vi invito anche a contattarmi come amministrazione regionale e come insomma, funzionario dipendente regionale, sono a disposizione anche per poter collaborare in questa tematica che ritengo assolutamente prioritaria. Grazie e buona continuazione. Grazie moltissimo. Mauro, mi posso permettere? Assolutamente sì. Ringraziare prima di tutto e ringraziare il Veneto di essere presente, mi si stringe un po' il cuore. Io seguo alcuni dei vostri allevatori in Alpago e sono felicissima di Carlo per i cani da protezione. Devo dire la verità che più che nello scontro con i bovini, io l'ho avuto con le alpagote,
che sono delle pecore meravigliose, ma sono veramente difficili perché non hanno esperienza con i cani da protezione e quindi diciamo che fare il legame è la prima cosa, l'elemento fondamentale è il legame tra il bestiame e il cane. Questa proposta di legge, però, tornando un passo indietro, questa proposta di legge non vuole parlare del mettiamo tutti i cani da protezione, ma cerchiamo di dare degli strumenti legali per chi ha già, in Italia ce ne sono tantissime. Non vi sto io a parlare delle esperienze di bovini, perché forse sono la meno competente sulle persone che sono qui presenti in questa riunione, e sicuramente ne vedo già due che potrebbero parlare di bovini e cani da protezione con i bovini minimo per ore, se li conosco bene. Quindi, e che arrivano, ma io non glielo lascerò fare, però dall'Abruzzo infatti, e dove l'esperienza invece esiste. E inoltre noi diciamo che, come ha detto bene Chiara ma anche Mauro, rispetto a Livestock Protection, se non mi sbaglio il nome, dà una speranza nel creare la rete e nell'entrare in conoscenze di ambienti diversi simili magari ai vostri. Come ad esempio là il Portogallo, dove il bestiame viene utilizzato, molti sono i bovini, come in Spagna e in Portogallo, molti sono i bovini allevati, ma giustamente questa legge non sta a dire mettete i cani, ma tuteliamo quelli che già ce li hanno e vediamo di trovare un equilibrio fra quelli che sono i fruitori del territorio, perché ricordiamoci che se l'allevamento è un lavoro, dall'altra parte c'è quello che è il non pastore, che beneficia sia a livello di gestione del territorio per la pulizia dei pascoli e per la gestione dell'ambiente, sia dei prodotti che arrivano da quella tipologia di allevamento. Quindi io credo che l'intervento del Veneto è stato graditissimo, e anzi sarà modo sicuramente di poterne parlare insieme e di vedere insieme se c'è la possibilità, mettendosi in rete, di portare avanti questa proposta. Bene, volevo dirti, Luisa, che sei stata invitata a partecipare ad un'attività didattica in una scuola media in Trentino su questo tema, poi Daniele ti darà i riferimenti, non c'è una risposta da dare su questa cosa qui. Non vedo delle altre domande, cioè posso provare a coglierne alcune, ed è anche una domanda che preme un po' me, non so bene a chi farla di voi, forse a Francesca ma anche a Chiara, cioè secondo voi che avete a che fare con gli allevatori direttamente, come cosa ne pensano gli allevatori di una proposta di legge? Perché l'idea che in qualche modo la loro attività, una parte della loro attività venga normata ulteriormente, sappiamo che non è sempre, come dire, ben vista e graditissima. Qual è la vostra percezione rispetto a questo? Non so, Francesca e poi Chiara, direi forse. Ma Mauro, io credo che se un allevatore gli dimostri con i dati, io sono poi molto razionale da questo punto di vista, se gli dimostri che con i dati i cani riescono a ridurti il danno, addirittura azzerartelo, e c'è una legge che comunque ti tutela dal punto di vista della gestione del cane, io credo che qualcuno in Maremma lo recuperiamo. Purtroppo dico qualcuno perché siamo molto legati alla tradizione in Maremma. Non facciamo quel passo per diventare imprenditori del nostro lavoro, perché io credo che, prima diceva bene Luisa, tutte le aziende sono diverse. Io faccio sempre l'esempio del sarto, no? Che a te Mauro ti fa un vestito, a me ovviamente non mi fa lo stesso vestito. E la stessa cosa sono la strategia aziendale per la prevenzione, e quindi per i cani, e quindi per i ricoveri notturni, se non le reti elettrificate. E quindi ovviamente credo, cioè, da una parte capisco l'allevatore toscano, però non capisco il fatto che non si voglia fare quel passo per trovare un equilibrio e continuare, diciamo, nel rispetto di una biodiversità, soprattutto, anche perché per tanti anni si è sentito battaglie che non hanno portato a nulla, e allora perché non fare il passo diverso? Perché se io ho fatto un percorso e mi ha portato sempre a un muro, a un certo punto cambio percorso.
Cerco quello, diciamo, che magari mi fa vivere in maniera serena. E secondo me il discorso, ecco, della legge, prima leggevo anche una domanda, scusa se rifaccio riferimento, Mauro, anche a quella domanda che è qui su Zoom, del fatto, dice, l'allevatore forse se avesse una legge che lo tutela avrebbe anche più stimolo ad avere il cane, perché spesso adesso quelli che non hanno i cani è perché hanno paura che il cane vada in strada, che il cane vada nell'agriturismo, che morda il turista, e allora dice io prima di prendermi il cane gestisco il gregge magari in un altro modo, oppure lascio il gregge senza protezione fondamentalmente. Chiarissimo, chiarissimo. Prima di dare la parola posso, Mauro, certo, dire, entrare a gamba tesa su questo. Vai. Io credo che quello che sia parallelamente a questa legge per la protezione, per i cani da protezione, sia fondamentale e necessario fare tanta buona e sana informazione ai fruttori del territorio, perché poi l'allevatore può avere il cane più equilibrato di questo mondo, ma se quando arriva l'escursionista e inizia a gridare, a lanciare sassi o a picchiarlo con le bacchette, anche il cane più buono del mondo può avere un attimo di la giusta reazione. Quindi il compito che abbiamo tutti noi, ognuno con le proprie capacità, è quello di cercare di formare il più possibile appunto tutti i fruitori, e mi spiace che non ci siano Aiga e Kai, non siano qui, perché ma sicuramente arriveranno dopo, perché questo è un aspetto che è davvero molto importante. Certo. Prima di far intervenire la Regione Liguria, che ha chiesto, Chiara, al volo, i pastori aerobici come la vedono secondo te questa idea di una norma che in qualche modo va a influenzare il loro lavoro? Perché il Maremma, ma sappiamo che quanto è tradizione anche l'allevamento sull'orobi, ad esempio. Assolutamente. Allora, io ho la fortuna di lavorare con pastori veramente molto collaborativi e quindi sono molto contenta di questa cosa. Quelli che urlano ci saranno sempre e vabbè, ce li terremo, ragazzi, no? Pazienza, insomma. C'è stato un intervento in chat molto bello, e secondo me è quello un po' rappresentativo di tutto. Ed è un'allevatrice che scrive: vi ringrazio, e poi dice: credo sia sempre più necessaria la tutela del lavoro svolto dai nostri collaboratori a quattro zampe. E secondo me questa allevatrice ha colto perfettamente questa cosa, nel senso che noi stiamo cercando di tutelare i collaboratori a quattro zampe, ed è proprio così. Io credo che ci siano molti allevatori soddisfatti e contenti di questa proposta. Ottimo. Regione Liguria, Gianni, ci sei? Ecco. No. Eccomi, buonasera a tutti. Prima di tutto un saluto. E niente, molto sinteticamente volevo dire due parole sulla nostra esperienza in Liguria su questo argomento. Premetto che mi sembra necessaria e opportuna una normativa sulla gestione del cane da guardiania per la tutela di tutte le parti in causa, e anche per impostare, come si diceva già dall'inizio, una corretta valutazione degli animali che poi devono operare sul territorio. Noi come provincia, poi come regione, dal 2017 abbiamo seguito insomma il crescente utilizzo dei cani da guardiania da parte degli allevatori del nostro territorio, complessivamente con risultati lusinghieri, devo dire la verità, grazie anche alla collaborazione con Difesa Attiva. Quindi devo dire che complessivamente il giudizio è positivo. Naturalmente, come è già stato detto un po' da tutti, non si possono ignorare i problemi che ci sono per quanto riguarda noi, soprattutto con la fruizione del territorio da parte degli escursionisti.
come già ha detto qualcuno, indipendentemente dal fatto che poi il cane sia mordace o meno, essere affrontato da uno o più cagnacci dai 50 kg in su che ti affrontano latranti, anche per uno che non è particolarmente timoroso, cioè, comunque non è un'esperienza gradevole. E purtroppo la caratteristica del territorio montano è tale per cui a volte non è possibile aggirare il gregge. Quindi o te ne torni indietro oppure in qualche modo devi cercare di affrontare la cosa, e questo crea sicuramente dei problemi. Problemi che si acuiscono nel momento in cui uno ha con sé magari il proprio cane, magari regolarmente al guinzaglio, ma che comunque quando si sente abbaiare ovviamente di solito non se ne sta zitto buono, oppure ovviamente se si hanno bambini, persone che hanno paura, insomma. Quindi è chiaro che non è un problema di semplice soluzione. Ovviamente questo è aggravato dal fatto che almeno nel nostro caso del 99,9% gli animali sono al pascolo da soli, cioè non c'è il pastore nelle vicinanze, e questo è ovviamente un problema in più. Quindi la faccenda è complessa, è complessa. È chiaro che chi ha del bestiame che bene o male viene mantenuto all'interno di recinti più o meno ampi, in cui rimane lui, sia il bestiame che i cani da guardiania, e ci sono dei percorsi alternativi anche che ti consentono di aggirare la recinzione, insomma, lì la questione è un po' più semplice. In realtà è ovvio che un po' tutta l'allevamento, come posso dire, di frontiera, non proprio tanto regolare in generale, patisce queste cose. Quindi è chiaro che chi già fa fatica a mantenere un registro di stalla decente, nel momento in cui tu gli dici ma per avere il cane però ci devi mettere il pastore, che però ci deve stare dietro, che però la faccenda si complica moltissimo. Però io ritengo che sia un lavoro che va fatto anche per salvaguardare coloro che invece questo sforzo lo fanno, ci spendono del loro, della fatica, del tempo e dei soldi, e quindi questo è abbastanza evidente. Una cosa che a mio avviso su cui bisogna molto intervenire è proprio la valutazione del cane, cioè la classificazione del cane da guardiania come cane da lavoro e il suo riconoscimento, ma dall'altra parte anche la valutazione dell'effettiva corretta, dell'effettivo corretto comportamento del cane nell'esercizio del suo lavoro. Purtroppo questo fiorire di cani da guardiania nella nostra regione ha anche fatto sì che ci sia un fiorente sbercio di cuccioli da uno all'altro, 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 e quindi poi si perde un po', anzi si è perso molto, il controllo su quello che sono i cani che effettivamente lavorano, che non lavorano, che sono aggressivi, che non lo sono. E quindi questo secondo me c'è proprio bisogno di un'opera intensa, di cui questa norma potrebbe costituire il gradino di partenza, insomma, il punto di partenza per lavorare su tutto questo ampio spettro di problematiche che ci sono. Ecco, questo direi che mi sembra un po' pacifico per tutti. Ecco, quindi spero che si possa andare avanti in questo senso, e vi ringrazio. Grazie, grazie a te. Cioè andiamo verso la conclusione. Francesca, volevi dare una risposta ad una sì, commento grazie, su Facebook? Marco. Vai. Sì, una domanda su Facebook del signor Fais, che dice: creare un ulteriore modo di chiedere soldi europei senza risolvere il problema predazione. Ecco, questo è l'allevatore medio che risponde. E che pensa che quei soldi, se non vanno per progetti, vanno direttamente nelle tasche dell'allevatore. Quei soldi che vengono messi a disposizione, ora mi dispiace che mi sa che Valeria non c'è più, ma vengono messi a disposizione esclusivamente per i progetti e non vengono messi a, non vanno nelle tasche dell'allevatore. Sfruttiamo, scusate se utilizzo il termine sfruttare, quei progetti che abbiano un riscontro verso noi allevatori, come può essere il MED, come
ce ne sono altri adesso in Italia. E poi mi soffermerei senza risolvere il problema predazione. Vorrei chiedere al signor Fais se lui sa come risolvere il problema, se ce lo spiega. Grazie. Posso aggiungere una nota tecnica? Qui si sta discutendo non tanto del progetto su cui non discuto, su quello che ha detto Francesca, ma se una proposta di legge dovrebbe andare a favore, adesso il signore in questione non so se utilizza cani da protezione nella propria azienda, ma dovrebbe andare a favore di trovare un equilibrio. Quindi se utilizzasse cani da protezione, che in quel caso andrebbero valutati, perché probabilmente se sono stati cresciuti correttamente si comporteranno e hanno un'origine pastorale sicura e certa, si comporteranno in modo equilibrato. Se non succede vuol dire che c'è un problema e a questo punto andiamo direttamente a risolverlo insieme al pastore. Chiudere le porte non serve a niente, questa legge serve a risolvere, cercare questa proposta e questo primo passo serve ad aiutare un po' tutti, come è stato ben detto adesso dalla Liguria, che è il primo passo, bisogna farlo, altrimenti stare lì a lamentarsi senza portare niente non serve più a niente, a nessuno, anche nel rispetto di chi, la persona che non c'è più da quest'estate. Quindi commento fuori luogo. Va bene, Luisa, io direi che possiamo andare a conclusione. Daniele, mi sembra che abbiamo provato a rispondere a tutte le domande, mi scuso se forse ce ne siamo perse qualcuna, le rileggeremo poi dopo, eventualmente risponderemo, tanto le nostre mail, le nostre facce sono sempre qui e siamo sempre disponibili a rispondere per quello che siamo in grado di fare. Daniele, vuoi salutare sì. Tu e chiudere anche la diretta? Sì, Mauro. Scusami, vai. Scusa se intervengo. No, eccoti qua, vai. Prima che chiudete voglio solo chiedervi una cosa. Saluto tutti per la valle da Aosta, così chiudiamo il ciclo. No, vi dico, da noi, grazie per questo incontro molto interessante, penso che la legge sia un'ottima cosa. Noi qui siamo un po' all'inizio perché al momento abbiamo fatto una ricognizione, abbiamo diversi allevatori che hanno dei cani, molti so che hanno contatti con voi, con le vostre associazioni, l'hanno presi tramite voi, qualcuno di loro è seguito. Noi adesso ci stiamo preparando a fare un percorso di assistenza, per cui sicuramente ci sentiremo con le vostre associazioni per avere anche la possibilità di avere il contributo vostro. Ma proprio pensando a questo, una volta questi cani erano addirittura finiti nelle liste dei cani pericolosi, ora non lo sono più, ma i servizi veterinari, cioè c'è ancora un legame, cioè il cane che potrebbe creare dei problemi, cosa fa? Innesca verso il pastore tutto quel discorso del patentino, o i cani, visto che sono in un contesto differente dall'animale di compagnia, non è previsto? Grazie della domanda. Chi se la sente di rispondere a questa cosa? Bella domanda. Dal punto di vista passo indietro, per quanto riguarda i cani a protezione, la possibilità di avere questa proposta prima o poi trasformata almeno in una parte, almeno per due o tre articoli, non li vogliamo tutti 17 in una legge, sicuramente la valutazione da parte dei tecnici in campo potrebbe già andare a dare delle indicazioni su come gestire il cane da protezione sia al pastore che anche sensibilizzando il fruttore del territorio. Per quanto riguarda invece l'esigenza di formare anche i pastori, perché tanti pastori sono a fianco agli altri per insegnare anche come gestire il cane da protezione. Pastori, sto parlando di pastori, cioè che chiamano, danno il loro cane, chiamano costantemente l'altro collega per sapere come va, come non va. Questo succede già in Italia. Bisognerebbe solo capire che ci sono queste realtà e cominciare a sfruttare queste realtà in funzione di replicarle nelle proprie regioni. Che si sia la necessità, come è stato fatto anche da alcune regioni, di applicare dei corsi obbligatori all'allevatore che decidesse di adottare strumenti di prevenzione. Faccio l'esempio per tutti, ad esempio le Marche. Uno dei primi corsi che ho seguito nel 2019, la persona che c'era qui prima con noi, Fredi Barbarossa, ma anche altre persone hanno partecipato, la formazione dell'allevatore in funzione degli strumenti di prevenzione.
Li presenti, ad esempio, il corso che io tenevo per quanto riguardava i cani da protezione, c'erano persone che avevano cani da protezione da 25 anni, se non 30, perché a confine con l'Abruzzo, e partecipavano lo stesso, erano obbligati a sentire dall'A alla Z, sia riguardanti i ricoveri, recinzioni o altro, sia riguardo i cani. Tutto questo ha cominciato a dare una formazione, tant'è che anche gli allevatori che avevano, pastori che avevano già i cani, venivano in contatto e cercavano di avere informazioni anche da parte mia su altre realtà. Per quanto riguarda la richiesta nel funzione, prima avevo visto anche una domanda in funzione al succede qualcosa che il cane fa effetto un danno, cioè l'obbligo, ma inserito anche nella legge, è l'obbligo dell'assicurazione che ne risponde. L'assicurazione, il cane deve essere assicurato, deve rientrare nell'assicurazione. Tutti gli allevatori tendenzialmente lo assicurano nel complesso dell'assicurazione aziendale, non si lascia un cane né senza la microcippatura né senza una polizza assicurativa che ne supporta i possibili in generale danni. Il danno più grave è quando un cane da protezione viene a mancare nell'azienda. La morte di un cane da protezione, qua nessuno l'ha detto, lo sollevo invece io, è per un allevatore la cosa più drammatica. E negli ambienti con delle strade, una viabilità alta, e anche se c'è il pastore presente, magari le pecore si stanno o in la mandria o quello che volete si sta spostando lungo le strade, a volte proprio in funzione di non la mancata considerazione dell'attività lavorativa del pastore ci sono stati investimenti di bestiame e investimenti di cani, morte di cani, e nessuno ha pensato a cosa succedeva a quel pastore che si trovava a uscire al pascolo il giorno dopo senza avere più una struttura equilibrata nel suo branco. Non è che se togliete un cane da protezione da un branco di cani tutto torna uguale a prima nell'arco di un secondo, ci vuole il tempo, ci vuole del tempo, e quando non si ha quel tempo il predatore, fidatevi che non aspetta, il predatore guarda, e fidatevi che nelle aree dove i cani da protezione sono presenti da tanto, hanno imparato a diffidare dal cane, ma hanno anche adottato altre strategie predatorie per evitare i cani e comunque arrivare al bestiame. Bene, grazie a tutti, anche a queste ultime domande e risposte. Daniele, chiudi sì. Tu. Io, sei padrone di casa... Sì, faccio un po' il diciamo così il padrone di casa, chiudiamo questa diretta. Ringrazio davvero tutti quelli che hanno partecipato qua su Zoom e ci hanno seguito su Facebook. Sono molto contento soprattutto per quanto emerso dalla presenza delle regioni che hanno voglia di andare avanti e confrontarsi e trovare delle soluzioni. Siamo appunto qua per cercare di farlo. Ricordo a tutti che questa diretta resterà comunque sulla nostra pagina Facebook, che se ci saranno delle ulteriori domande o se ce n'è scappata qualcuna, proveremo a rispondervi lì. E noi, come ho detto all'inizio, io non ho paura del lupo. Per noi Difesa Attiva e degli Ante Progetto Pastur siamo decisi e determinati e uniti in questa direzione, perché è davvero quello che serve per una coesistenza, vogliamo cambiare, un cambiamento necessario di civiltà, e che farà bene a tutti, ai lupi, agli allevatori e ai cani. Grazie a tutti. Grazie a tutti, buona serata. Grazie a tutti, buona serata. Grazie per aver partecipato. Grazie mille. Grazie a tutti. Ciao.